Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amal. E questa definizione, guardate, guardate gente, guardate i riccioloni, La guardate. soddisfazione è enorme, spero che vi la trasmetto. Se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Buona visione! Gente, vi porto tre trattamenti che cambieranno completamente i vostri capelli e soprattutto la vostra visione verso i prodotti fatti in casa. Il primo è una maschera idratante a base di avena, uva passa e latte di cocco. Sono tre ingredienti basilari per idratazione profonda per i capelli ricci, soprattutto per questo periodo che fa freddo perché i nostri capelli si seccano tantissimo e quindi gli diamo un tocco di idratazione abbastanza intensa, abbastanza forte. Basta, facciamo bullire i fiocchi d'avena, uva passa, dopodiché li lasciamo raffreddare un attimino e aggiungiamo 2 cucchiai di latte di cocco e frulliamo tutto. E applichiamo la maschera minimo 30 minuti e avete un risultato favoloso sui capelli ricci. Mi raccomando, se provate questa ricetta, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E fatemi sapere se vi piace. Il terzo trattamento si chiama bagno di olio. Questo tipo di trattamento va bene per qualsiasi tipo di capello, sia capello secco, danneggiato, crespo, fine, anche per i capelli che sono grassi perché dà una grandissima nutrizione. La potete utilizzare con qualsiasi tipo di olio che avete a casa. Io nel corso degli anni ho accumulato davvero tantissimi oli, quindi me ne approfitto, li uso tutti. Ci ho messo l'olio di argan, l'olio extravergine, l'olio di l'olio di avocado, l'olio di mandorle, l'olio di ricino che è fondamentale e fortificante per i capelli ricci, l'olio di jojoba che è striccante, ci ho messo l'olio di karité, ci ho messo il burro di karité, ci ho messo un mix di oli che avevo comprato tantissimi anni fa, ho messo anche quello, comunque l'olio di chia. Tutti i tipi di olio che ho a casa potete aggiungere, ad esempio, anche un spicco d'aglio che aiuta tantissimo contro l'anticaduta per i capelli. Ci ho messo l'olio di aloe. Tutti i tipi di olio lo scaldate un pochino, non dovete farlo bollire, ma dovete solamente scaldarli e applicarli sui capelli. Possibilmente bagnati, se sono capelli bagnati li assorbe decisamente di più. Se non potete bagnarli i capelli e volete utilizzarli sui capelli asciutti, io vi consiglio di scaldarli un pochettino col phon, i capelli, e applicare il bagno di olio. Preferibilmente applicarli la sera e lasciarlo tutta la notte, però se non potete, minimo minimo un'ora che vi dà un risultato favoloso. L'ultimo che ho aggiunto è l'olio a base di chiodi di garofano, che questo aiutano a fortificare la crescita dei capelli, alle doppie punte, a rendere i capelli davvero davvero molto molto idratati, molto sani. Io vi consiglio vivamente questo trattamento perché veramente vi cambierà i vostri capelli nel corso del tempo, perché come sapete i prodotti naturali fatti in casa il risultato li danno a lungo termine, ma invece per i capelli che sono secchi, danneggiati, il risultato si vede subito, il miglioramento si vede subito. Adesso arriviamo al terzo trattamento, è una maschera super idratante, antiossidante, lenitiva, fortificante per i capelli. Questa maschera io l'adoro davvero, è a base di un infuso di rosmarino e chiodi di garofano. Per chi non conosce questi due ingredienti, sono favolosi per fortificare i capelli, per attivare la microcircolazione del cuoio capelluto, perché il rosmarino e il chiodi di garofano aiutano tantissimo alla crescita dei capelli, a renderli molto molto più folti e forti. Aggiungo la buccia di banana. La buccia di banana contiene un sacco di proprietà e soprattutto di vitamine. Adesso lo tagliuzzo, la metto a bollire con l'infuso che ho preparato prima e dopo vado a frullare il tutto. Per chi non ha mai provato la buccia scusate, la buccia di banana, provatela. Provatela e vi cambierà tantissimo
totalmente la visione verso le maschere fatte in casa, perché vi darà un risultato spettacolare con un trattamento che dura minimo mezz'ora, ma avete un risultato favoloso. L'ho fatta bollire, l'ho fatta praticamente rendere più morbida, dopodiché l'ho frullata, ho frullato questo infuso. E ho aggiunto l'amido di mais. Allora, se avete ad esempio il riso e lo mettete a bollire proprio insieme all'ingrediente che abbiamo messo prima e li frullate, dà lo stesso risultato. Ma io non avevo riso questo giorno, ho messo l'amido di mais, ho fatto una specie di bisciamella per i capelli ricci, ma il risultato che vi dà è davvero 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 favoloso. Veramente le maschere e i trattamenti che ve li faccio, io li provo prima su me stessa, poi dopo vi faccio il video. Fidatevi che sono veramente ottimi, provate e riprovati, e quindi vi consiglio vivamente di provare prima di giudicare. Provate per avere un risultato buono. Sono prodotti che ci abbiamo tutti a casa, sono economici, però vi danno un risultato favoloso davvero, soprattutto per rendere i capelli più sani possibili, più belli possibili, più idratati possibili, e renderli più folti, più forti, più belli, più luminosi. È quello il nostro obiettivo. Spero che vi piace. Se vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Il styling è un passaggio importantissimo per un risultato eccellente, per una durata, perché il fatto, quello che ci interessa è quello di avere un risultato che dura almeno 5 giorni, soprattutto in questo inverno. Più durano i capelli ricci, belli definiti, più abbiamo fatto un bel lavoro. Vi lascio questo video di styling, anzi il link sopra, vi lascio il video completo di questo styling, perché da una parte ho usato il Flexi Brush e dall'altra parte ho usato il Denmon, per vedere la differenza tra un pettine e l'altro. Scegliere il pettine è importantissimo, ma più importante è la tecnica che utilizziamo per i ricci, perché io nel corso degli anni ho scoperto che il pettine tiene sua importanza, però se tu hai una buona tecnica, con un pettine di un euro comprato dei cinesi vi dà un risultato favoloso confronto a comprare un pettine con 14-15 euro e non saperlo usare. Eccoci, il secondo giorno, e quindi come vedete i capelli comunque stanno bene, benissimo, da tutte e due le parti.